Allora, gloria a Dio. Amen. Alleluia. Chi desidera seguire la lettura può aprire la propria Bibbia in Luca 8. Lo stesso passo si trova in Marco 5 e Matteo 8. Viene riportato in tre Vangeli. Quindi è un passo importante per essere riportato così tante volte. Leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che il Signore guidi questa breve meditazione. Non lo leggeremo tutto per motivi di tempo, quindi leggeremo i primi versi, che vanno dal 26 al 31. E navigarono alla contrada dei Gadareni, che è di rincontro alla Galilea. E quando egli fu smontato in terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale già da lungo tempo aveva i demoni e non era vestito di alcun vestimento, non dimorava in casa alcuna, ma dentro i monumenti, cioè viveva nel cimitero. E quando ebbe veduto Gesù, diede un gran grido e gli si gettò ai piedi e disse con grande voce: Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo, che vi è egli fra me, fra te e me? Io ti prego, non tormentarmi. Perciò che egli comandava allo spirito immondo di uscire di quell'uomo, perché già da lungo tempo se n'era impodestato. E benché fosse guardato legato con catene e con ceppi, rompeva i legami ed era trasportato dal demonio nei deserti. E Gesù lo domandò dicendo: qual è il tuo nome? Ed esso disse: Legione, perciò che molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Amen. Gloria a Dio. Ci sono, come già detto, altre due versioni di questo passo dove vengono dette cose che qui non vengono dette, quindi magari qualcuna la prenderemo in prestito. Gloria a Dio. È un passo importante, cari fratelli, prima di tutto perché tutto ciò che è nella parola di Dio è importante. E poi perché viene ripetuto tre volte, no? Tra l'altro anche il numero della Trinità, già che ci siamo. Parla di un uomo che era completamente indemoniato,
E quindi quest'uomo aveva una vita un po' particolare, viaggiava nudo, perché Satana ti spoglia, ti toglie tutto, cari fratelli, e viveva nei cimiteri, nel cimitero, qui per monumenti intende i cimiteri. E è una storia molto triste, ma molto bella, ha tutte e due le sfaccettature. Ora noi siamo abituati, quando parliamo di indemoniati, a vedere sempre appunto la classica figura dell'indemoniato, quello che sbava, quello che va in giro nudo, che ha tutte queste manifestazioni. E esistono, esistevano prima, esistono oggi ed esisteranno sempre, finché non sarà instaurato il millennio. Poi nel millennio Satana e i suoi angeli verranno legati nell'abisso, allora non ci saranno più indemoniati, finché poi non sia sciolto di nuovo dopo i mille anni. Ma questa è un'altra storia. E questa è una figura dell'indemoniato. Ma poi qui c'è ancora, ci sono molte altre situazioni. E qui veramente possiamo dare spazio libero alla nostra, diciamo, alle nostre idee, però sempre sulla Bibbia, è che il mondo intero giaceva sotto la potestà di Satana. Tutto il mondo era sotto la sua potestà, perché a noi, io non dico Adamo ed Eva, a noi ci è venuta la brillante idea, abbiamo avuto sto genio, sto colpo di genio, che ci siamo tolti la corona che ci aveva dato Dio nell'Eden e gliel'abbiamo data a Satana, e noi abbiamo incoronato Satana. Cioè questo l'abbiamo fatto noi, cioè non è che Dio nella sua infinita misericordia, invece di fulminarci subito, che ha fatto? Non solo ci ha perdonato, ma ha mandato Gesù Cristo. Dio, è una cosa grande quella che Dio ha fatto. Guardate che, Dio mio, se io penso che se più avanti, se noi comprendessimo nella sua profondità questa cosa, moriremo d'infarto. E allora tutto il mondo giaceva in questo stato ed egli è venuto, ha legato, ha preso le chiavi diciamo dello Sheol, ha preso le chiavi, si è ripreso i suoi, ha fatto un'opera meravigliosa e ha liberato il mondo da questo dominio. A tal punto che nella croce troviamo due situazioni, troviamo il Cristo al centro e due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, ok? Quello di destra, ok, è uno dei due che possiamo presupporre che è stato quello di destra, rappresenta quella parabola che dice io misi le pecore alla mia destra, e quell'altro, quello di sinistra, non è scritto, lo possiamo presupporre, e rappresenta i capri. Da quel momento il mondo si divide in due, alleluia. E chi non ha Gesù, non c'è niente da fare, e viene legato da Satana con queste catene. Chi non ha Gesù, vediamo se riesco a spiegarmi, chi non ha Gesù non ha il totale controllo di se stesso, ok? E quindi lascia libero arbitrio a tutto quello che è male, e non è necessariamente, il male non è da vedere con chissà quali malvagità, c'è anche un male che apparentemente non dà molta importanza, ma è male ed è peccato e separa da Dio, a cominciare dai propri istinti, dalle proprie azioni, dai propri pensieri, dal guardare uno dall'alto al basso e dirgli ma sai che c'è, tu non sei come me, io ho la grana, tu non hai una lira, quindi io valgo più di te. Questo è un male che ti butta all'inferno. E allora per quanto uno voglia legare questo male agli occhi degli altri, come questo veniva incatenato, eppure rompeva le catene, per quanto l'uomo vuole legare quello che sembra male davanti agli altri, nascondere la propria ingiustizia, non c'è niente da fare. Nulla, nulla può tener legato il peccato. Nulla può rendere, come dire, nascondere il peccato, nulla può uccidere il peccato che si trova nell'uomo e che si trova in questo mondo. L'unico che può veramente darti la piena libertà, conoscerete la verità ed essa vi renderà liberi, l'unico è Cristo, alleluia. E quanti oggi si trovano come questo indemoniato, che magari non vanno in giro sbavando, anche se, ripeto, ci sono, e anche tanti, ma non vanno in giro sbavando, hanno la giacca, hanno la cravatta, hanno una buona posizione, sembrano persone per bene, ma sono legate da questi spiriti. Ed è scritto
in un altro passo, non mi ricordo se in Marco 5 o Matteo 8, che ogni tanto questo spirito lo prendeva e gli faceva fare determinate cose. Ci sono alcune persone che vengono ogni tanto, li lasciano in pace 2, 3, 4 giorni, 5 giorni, poi viene questo spirito e li spinge a commettere determinate azioni di qualunque genere. Date spazio libero alla vostra immaginazione. E per quanto tu possa tenerlo fermo questo spirito, incatenarlo per 2, 3 giorni, un mese, alla fine questo spirito verrà e ti farà fare quello che lui dice, perché l'unico che può dare la libertà è Cristo Gesù. E una volta che Gesù libera, libera, ma libera per sempre libera, alleluia. Io ricordo quando mi convertì a Cristo, avevo un vizio che era quello della sigaretta, non c'era niente da fare, il Signore mi liberò nettamente. Avevo anche altre cose che mi tenevano legato, che non sto qui a raccontare, gloria a Dio, e il Signore mi ha liberato, gloria a Dio. Ma quest'opera non la può fare nessun uomo. Nessun uomo. Noi dobbiamo prendere coscienza, gloria a Dio, che è opera di Dio, è opera dello Spirito Santo. E durante il cammino Satana si vuole riprendere quello che ha perso. Quindi non è una storia solo per il mondo, è una storia anche per il credente che ha decenni di anzianità, di cristianesimo, perché l'avversario ti sta dietro a tutti noi e dice: sai che c'è, io conosco il tuo punto debole, che non è lo stesso punto debole di tuo fratello o di tua sorella, è una tua situazione. Magari quello che a te ti affligge, a me proprio mi... Ma dico, ma come fa questa persona a essere attratta da queste cose? A me proprio, per dire, no? E viceversa, ognuno ha il suo punto debole, l'avversario ti viene proprio lì e lì ti va a colpire, alleluia. Ed è per questo, cari fratelli, che il Signore ci lascia la sua parola, perché la sua parola è una luce, una lampada al nostro piede. Benedetto il nome del Signore. È scritto, mi pare, in Seconda Corinti o primo o secondo capitolo, che non dobbiamo ignorare le macchinazioni dell'avversario. L'avversario si comporta così. Allora il Signore ci dice come si comporta l'avversario, in modo tale che noi possiamo essere avveduti e cavare quell'occhio quando c'è occasione di peccato, o cavare quell'orecchio, o mozzare quella mano, perché è scritto: meglio entrare nel regno dei cieli senza un occhio, senza un orecchio, senza una gamba, senza una mano, ma pure entrare che magari conservando tutto il tuo corpo intatto tu perdi la vita eterna. Benedetto il santo nome del Signore. Questa è una lezione che tutti noi dobbiamo imparare e ricordare ogni giorno. Nessuno ne è esente, pastori, predicatori, qui c'è nessuno che se ne salva. Qui tutti noi siamo attaccati, tutti noi siamo bersagliati. Ecco perché, fratelli miei, è importante in questi ultimi giorni veramente vivere il più possibile questo Evangelo, non trascurando anche quello che magari a noi può sembrare piccolo, ma piccolo non è. Passiamo del tempo non solo in preghiera alla presenza del Signore, ma non trascuriamo la comune radunanza, non trascuriamo lo stare insieme, perché stando insieme, mi insegnava il mio pastore, e questo è biblico, ecco perché lo dico, cioè sono come tanti piccoli fuochi che quando si sta insieme si prende forza, il fuoco cresce, gloria a Dio, e questo è biblico, tra cui abbiamo il Salmo 133 che dice: com'è buono che i fratelli dimorino insieme. Insomma, lì c'è forza, perché quando i fratelli stanno insieme si presume che si parla delle cose del Signore, e quindi la fede viene edificata, che si legge la parola, che c'è una testimonianza, un'esperienza condivisa, lo stesso amore edifica, perché stando insieme ci si vuole più bene, no? Se invece ci si perde di vista per 3 mesi, non ti ricordi neanche come si chiama, magari, no? Dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, per dire, quella persona, e quindi si va un po' a raffreddare il tutto. E quando metti in pratica la parola di Dio, anche in quello che apparentemente è piccolo, gloria a Dio, e lì c'è edificazione, c'è crescita. Tanto più che vediamo che il giorno del Signore si avvicina, alleluia, e noi non vogliamo sottostare a quelle pressioni che vengono dall'avversario, che apparentemente, ma sai, non è niente di che, in fondo mica vado in giro nudo sbavando, ma eppure sono pressioni che Dio non vuole che noi dobbiamo affrontare, perché Dio vuole renderci liberi, Dio vuole darci una pace totale, una pace piena, e a volte ci permette determinate cose ad ognuno di noi.
e ce le permette per vari motivi, a volte anche per colpa nostra, dobbiamo dirlo, altre volte non è per colpa nostra, ma ad ogni modo il Signore ha sempre il controllo della nostra situazione. E quando noi invochiamo il Signore, Egli risponde. E non c'è nessuna potenza, e concludo con questo, non c'è nessuna potenza satanica, per quanto possa essere grande, che possa impedire a chi che sia di gridare al Signore. Qui c'era il massimo stadio dell'essere indemoniato, no? Peggio di questo che ci poteva essere? Nudo, viveva nei cimiteri, veniva incatenato, attaccava la gente. Peggio di questo, più indemoniato di questo, ma che vuoi? Eppure con tutto ciò gridò al Signore, alleluia, non c'è esercito satanico che può impedirci di gridare al Signore. E quando noi gridiamo al Signore, Egli stesso ha detto: chi viene a me io non lo caccio fuori, alleluia. Addirittura se qualcuno non grida al Signore, ha detto in Apocalisse, vengo io e ti busso alla porta, hai visto mai? Pensate quanto amore ha il Signore, gloria a Dio, è meraviglioso. Ma che altro doveva fare di più? Che non solo è morto e risorto per noi, ma ci viene pure a chiamare. E lì stava chiamando una chiesa, neanche a dire, sai, uno che non l'ha mai conosciuto, poverino, no, gente che dopo averlo conosciuto magari gli ha detto: Signore, prego, accomodati fuori. Pensate, pure li andate a cercare e gli ha detto: busso e apritemi. Pensate quanto Dio vuole salvare. E quindi è un invito eccezionale, è una parola eccezionale, è una speranza infinita, è una gioia infinita, eh? Quindi l'avversario esiste e noi ne prendiamo atto, però prendiamo atto che Gesù ha sconfitto questo avversario, che lui c'è ma è sconfitto, e fin tanto staremo con Cristo. Se Gesù è con noi, chi sarà contro di noi? E se noi siamo con Gesù, automaticamente Gesù ascolta le nostre preghiere e possiamo pregare per i nostri figli. E non è un motivo in più per essere apprezzati a Cristo? Gloria a Dio. Bene, cari fratelli, e io con questo concludo. Era solo un piccolo pensiero che mi è venuto così, non sapevo neanche come sarebbe andato a sfociare. E quindi con questa parola io vi vorrei invitare a venire davanti, gloria a Dio, alleluia. Mentre he's the